Torniamo ad Ancona con Fabiola Caprari, che è la presidente regionale di Italia Viva. Intanto ringrazio gli organizzatori per aver concesso uno stop alla regola, facendo parlare la nostra amica in rappresentanza degli studenti, perché ci ha dato uno stimolo e una verve incredibili. Quindi grazie ragazzi per essere con noi in questa piazza oggi. Italia Viva ha espresso più volte con i suoi esponenti nazionali un giudizio negativo sulla legge sull'autonomia differenziata, perché è sbagliata, divide l'Italia, amplifica le disuguaglianze e mette in difficoltà anche gli amministratori locali come me. Coesione sociale, culturale, territoriale sono valori che uniscono una comunità, e questa legge va invece nella direzione opposta. L'autonomia differenziata inciderà in moltissime materie, tra cui l'istruzione, lo ha ricordato l'amica prima, la nostra giovane amica prima, l'università, la ricerca, il lavoro, la previdenza, i rapporti con l'Unione Europea. Rischiamo noi di vedere aumentare la forbice delle disuguaglianze. Un aspetto determinante sarà poi rappresentato dai livelli essenziali delle prestazioni, che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza. Sono previsti dall'articolo 117 della Costituzione, ed è lo Stato a dover decidere quali sono i livelli minimi che devono essere assicurati a tutti i cittadini italiani. Che garanzie dà questo governo di attenzione verso chi è più in difficoltà? Zero. La presunzione di questa riforma è di voler sanare il gap lasciando autonomia alle regioni, ma senza prevedere investimenti necessari per adeguarsi agli standard. La rivendicazione delle regioni più ricche di trattenere il residuo fiscale, cioè la differenza tra quello che versano e quanto ricevono in termini di spesa pubblica, favorirà l'espandersi del divario tra nord e sud del paese. Questa scelta, fatta più per accontentare la Lega, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, è un ennesimo ostacolo nella lotta contro la povertà, perché il mancato riconoscimento di diritti universali in tutto il paese farà crescere sacche di privilegio solo per alcuni. L'autonomia differenziata, come proposta dal governo, è la declinazione, lo ricordava l'amica Cora Fattori, di un disegno secessionario. La pessima qualità di questa legge porta oggi a ritrovarci tutti dalla stessa parte, pur partendo da posizioni diverse, anche da posizioni e visioni politiche diverse, da valori a volte anche molto differenti tra noi. Oggi tutti noi condividiamo un giudizio negativo sulla proposta, sulla legge che ci divide. La nostra, ragazzi, amici, amiche, non è una battaglia ideologica nell'interesse di una parte del paese, ma di tutti i cittadini che, a prescindere dalle loro idee politiche, ne sarebbero pienamente penalizzati. Questa legge non serve al nord, fa male al sud e amplifica le difficoltà. Quindi, amiche e amici, convinciamo i nostri elettori ad andare a votare, perché questa legge può essere cancellata, dipende da tutti noi. Grazie e buon lavoro. Grazie Fabiola.